Siamo qui con Pietro Checcucci, che ha curato per INAPP il volume Età e invecchiamento della forza lavoro nelle piccole e medie imprese italiane. Ecco, il tema dell'invecchiamento e della permanenza al lavoro è sempre più attuale. Perché? Perché la popolazione italiana sta invecchiando. La combinazione dei bassi tassi di fertilità e di longevità della popolazione fanno sì che il nostro sia divenuto uno dei paesi più vecchi del mondo, insieme a paesi simili a noi come il Giappone o la Germania. Questo fatto influenza chiaramente anche la struttura della nostra forza lavoro. Il peso percentuale dei cosiddetti lavoratori maturi sta crescendo sul totale della popolazione in età da lavoro. Le loro condizioni sul mercato del lavoro sono indubbiamente migliorate nel tempo perché il loro tasso di occupazione è cresciuto molto, ha continuato a crescere anche dopo il manifestarsi della crisi economica finanziaria del 2008, sia per gli uomini che per le donne, anche se permane un certo gap di genere. Però abbiamo visto negli ultimi anni crescere anche la loro disoccupazione, il loro tasso di disoccupazione, addirittura è cresciuto del 182%, attualmente è partito dal 4% nel 2008 ed è arrivato intorno al 6,5%. Ecco, e come queste tendenze demografiche influenzano la vita delle piccole e medie imprese? Il peso percentuale degli over 50 sul totale degli addetti nelle piccole e medie imprese, secondo l'Istat, è salito a partire appunto dal 2010-2011, arrivando attualmente nel settore industriale fino al 26%. Questo fa sì che in qualche modo la struttura demografica di queste imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto produttivo nazionale, sia fortemente influenzata dalla presenza di questi lavoratori. Dunque, le piccole e medie imprese sono chiamate a cambiare la propria organizzazione? Sì, nella nostra ricerca abbiamo verificato che circa un terzo, diciamo, delle piccole e medie imprese tra i 10 e i 249 dipendenti che abbiamo intervistato in qualche modo percepisce un certo invecchiamento della loro forza lavoro. La stragrande maggioranza non ritiene che questo sia un problema. Più del 65% ha una posizione neutra al riguardo, non ritiene né un vantaggio né uno svantaggio il manifestarsi di questo fenomeno. In realtà coloro i quali hanno risposto di considerarlo un vantaggio sono il doppio di quelli che invece lo considerano uno svantaggio. E quali sono i motivi per cui vengono apprezzati questi lavoratori? Allora, il lavoratore maturo viene percepito in sostanza alla stessa stregua degli altri lavoratori. Se si va un po' più in profondità ci si rende conto dalle risposte che gli imprenditori tendono a considerare i lavoratori maturi più affidabili, più in grado di rispondere alle emergenze e un elemento di continuità rispetto al know-how distintivo dell'impresa, rispetto in qualche modo al tipo di produzione e alla qualità del prodotto. Ecco, ci sono delle strategie adottate dalle imprese per trattenere, per mantenere al lavoro questi lavoratori? Allora, a differenza delle grandi imprese che noi abbiamo intervistato qualche tempo fa, le piccole e medie imprese non sembrano avere strategie specifiche per quello che noi chiamiamo l'age management, per la gestione dell'età nell'azienda. Prevalentemente si ricorre alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro. Sono molto meno gettonate esperienze del tipo gruppi di lavoro misti, giovani e anziani, rotazione delle mansioni, telelavoro, pratiche di conciliazione specificatamente indirizzate ai lavoratori maturi. Dunque, come influisce il fattore salute nella permanenza al lavoro? Allora, tra il 2016 e il 2025 ci sarà uno spostamento naturale del peso delle coorti più anziane in avanti, quindi aumenterà ulteriormente il peso percentuale degli over 50 a scapito delle coorti che precedono, quindi diciamo della parte centrale della popolazione di età da lavoro, quella fra i 30 e i 49 anni. Questo significa che una parte significativa della forza lavoro si troverà a continuare a lavorare anche in forza delle riforme pensionistiche appena
appena messe in campo per un periodo molto prolungato, per ipotesi fino a 67 o 70 anni. Questo significa che oltre al tema della formazione, oltre al tema della manutenzione delle competenze, oltre al tema di come facilitare l'innovazione tecnologica, ci sarà anche un problema di gestione degli elementi della salute, non solo dal punto di vista fisico ergonomico, ma anche dal punto di vista dello stress e lavoro correlato. Dunque, le riforme migliori per sostenere questi cambiamenti, questa evoluzione demografica, quali sono? Dalle risposte c'è uno degli elementi di debolezza che emerge da parte almeno delle piccole e medie imprese riguarda la loro capacità manageriale di gestire queste problematiche, la loro capacità di pianificare a più lungo termine, come invece abbiamo visto fanno in molti casi le grandi imprese. Quindi da questo punto di vista andrebbero in qualche modo aiutate, andrebbero affiancate. E poi probabilmente sarebbero necessari degli incentivi specifici per questa fascia di lavoratori. Grazie. Thank you.